buongiorno, buongiorno, buongiorno. Torniamo così in onda, piena diretta in questa mattinata a tutti amici. Come ogni mattina vi raccontiamo di curiosità, novità, territorio, ma arriviamo oggi a parlare di amici animali, in particolar modo di gatti. Sì, sto leggendo, guarda, lo facciamo proprio così perché, oh ragazzi, c'è bisogno di qualche appunto, mi serve. Allora, oggi andremo a parlare dell'esposizione internazionale Felina, che festeggia i 45 anni, ma ovviamente non sono solo. Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, eccoci qua, benvenuta Maria Sole Farinelli, presidente Club Felino Verona Enfi. Oh. Grazie. Ciao Maria Sole, come stai? Tutto bene, grazie. Grazie bene. Per avermi invitato qui. Grazie a te per essere oggi qua con noi, perché parliamo di gatti, ecco, chiaramente. E sei già, ci conosciamo già, eri venuta a trovarci un po' di tempo fa. E oggi torniamo a parlare invece di questa importante mostra che torna a Verona presso Palazzo della Gran Guardia proprio il 21 e il 22 ottobre 2023. Oh. Giusto, corretto. Prego. Torniamo con la 45esima edizione, sì. Quindi abbiamo 45 candeline da soffiare. Evviva! Evviva! In questo weekend, quindi sabato e domenica, 21 e 22, torniamo, sì, con centinaia di gatti. Abbiamo gatti di razza, perché si tratta dei gatti più belli del mondo. Oh! Abbiamo un concorso di bellezza, in cui potranno partecipare questi gatti di razza, e ne abbiamo di diversi tipi. Sì. Abbiamo dal Maine Coon, che è famoso perché sembra una lince, che arriva fino ai 15 kg con un'importanza, una fiera proprio felina. Poi abbiamo lo Sphinx, all'opposto, piccolino, e il famoso gatto senza pelo. Abbiamo anche il Devon Rex, che non si vede molto spesso, o il Ragdoll, il gatto di pezza, il sacro di Birmania, wow, il persiano, ne abbiamo a quantità. Abbiamo gli Scottish, che sono famosi sui social perché hanno questo muso buffo con le orecchie piegate che sono dei gufi. Quindi abbiamo un po' tutte le razze e saranno presenti in entrambe le giornate e con delle gare dedicate. Infatti avremo un vincitore sia sabato che domenica. In più ci saranno delle sfidate, sì, che si chiamano ring. Oh, spiegaci bene questa cosa, perché intanto sento la regia che scatena applausi. Raccontateci un po', ecco, che cosa vuol dire tradotto. Allora, abbiamo una giuria internazionale. E già da qua, cioè non è che... Leo, è bello perché, scusami, Maria Solo lo dice così, abbiamo una giuria internazionale. Invece, raga, cioè, tanta roba, cioè, è già da qui, ecco, prego. Abbiamo portato dei giudici dall'estero che sono, sì, venuti qua appositamente per questa manifestazione e avranno il compito di giudicare, per dei canoni estetici in base a ciascuna razza, tutti i gatti presenti in Expo. Quindi la mattina li giudicano, fanno questo rapportino in cui scrivono, raccontano un po' la razza, descrivono per il proprietario com'è questo gatto, e poi i più belli vengono selezionati e il pomeriggio fra di loro hanno le loro gare, quindi poi arriva a esserci il gatto più bello della manifestazione. Avremo il più bello adulto, il più bel cucciolo e anche il più bel neutro. Il neutro è il gatto sterilizzato, perché anche lui può partecipare, giustamente, certo, con una sua gara dedicata. E i ring, dicevo, è una gara parallela. Sono delle sfilate, sì, e sono dedicate il sabato ai neutri, quindi appunto come dicevo quelli sterilizzati, e ai cuccioli, e la domenica agli adulti, in cui parallelamente vengono giudicate da un giudice che li apposta, li chiama in base a tutte le razze, e poi i primi 10 vengono raccontati al pubblico, vengono spiegate in base appunto ai canoni di bellezza, perché viene selezionato uno piuttosto che l'altro, e i primi 10 vengono premiati. Beh, bellissima questa idea, questo progetto, anche perché ricordiamo che 45 anni di storia per questa importante mostra, insomma, è un bel traguardo, insomma, è un bel, più che traguardo, è un bel, sì, insomma, avete raggiunto un'annata importante. Ma da quanti anni, Maria Sole, invece tu sei pienamente all'interno di questa manifestazione importante? Questa è una bella storia. Perché 45 anni fa, anzi, la 45esima edizione, il primo anno è stato nel 78. Wow. Mia mamma ha portato questa manifestazione a Verona, proprio al Palazzo della Gran Guardia. Lei, grandissima appassionata di gatti, tra i suoi viaggi a Londra finisce in un'esposizione dove c'erano 300 gatti di tutti i tipi. Ma perché una cosa così bella non possiamo portarla anche a casa nostra? E allora ho organizzato la prima manifestazione, appunto, nel 78 nel Palazzo della Gran Guardia. Da lì in poi l'ha sempre portata avanti, poi negli ultimi 10 anni l'ho seguita personalmente. È una bella storia, perché abbiamo anche avvicinato il rapporto del gatto. Una volta
c'era il gatto che era, rappresentava semplicemente il gatto di campagna, il gatto che si teneva in casa, il gatto che mangiava i topi perché doveva proteggere casa. Adesso invece è un gatto di razza, un gatto selezionato, un gatto con dei canoni estetici che viene premiato per il suo anche aspetto estetico. Ecco, qua ad esempio cosa stiamo vedendo? Prego. Questo invece stiamo vedendo uno Sphinx, è un gatto senza pelo. Che ovviamente qua, pensa, questa mattina qua in studio erano tutti così, chissà cosa succederà nella mattinata di oggi. E quindi ecco, oggi parliamo in particolar modo di questo importante evento. Torniamo a noi, Maria Sole. Allora, altro punto importante, parola chiave, bambini. Cosa succederà legato ai più piccoli quest'anno? I bambini noi vogliamo sempre tutelarli, soprattutto all'interno di quello che è una famiglia. Quindi vogliamo incentivare le famiglie, i bambini a venire alle manifestazioni, per questo facciamo un biglietto omaggio per tutti i bambini, infatti entrano gratuitamente. E non solo, per le famiglie abbiamo delle riduzioni anche per gli anziani, perché è giusto che anche il nonno accompagni il nipote in mostra, e anche per i junior, cioè i bambini dagli 11 ai 14 anni che vengono in famiglia e vengono con delle riduzioni. Ma non solo, abbiamo fatto dei concorsi dedicati ai bambini. Oh, e anche qua vi vedo sempre preparatissimi. Cosa succederà legato ai bambini? Visto che la fantasia dei bambini nessuno di noi adulti purtroppo ha più, abbiamo deciso di fare un concorso per loro dove possono disegnare un gatto, sì, che sia il loro gatto, il gatto del loro migliore amico, il gatto che vedono in TV, possono disegnarlo e portare il loro disegno in mostra. Sì. Verranno raccolti e poi, terminata la manifestazione, verrà premiato il disegno più bello, anche quello con una sua giuria. E questa è una meraviglia, quindi bello perché ogni fascia d'età ha il proprio spazio, soprattutto la propria attenzione. Mentre io sbirciavo sui vostri profili Instagram, regia, andiamo a vederli insieme, eccoli qua, anzi lasciate il vostro segui, noi non lo facciamo perché l'abbiamo già fatto, quindi come potete vedere lasciate il vostro segui anche voi per scoprire di più, ma soprattutto io ho sbirciato e ho visto questo reel meraviglioso con dei gatti pupazzo in giro per Verona. Insomma, che, come mai? Abbiamo fatto questa cosa simpatica perché comunque Verona è conosciuta per essere la città dell'amore, la città di Romeo e Giulietta, e quindi abbiamo trovato questa coppia di gatti peluche che girano per la città e che accompagnano questo percorso fino al Palazzo della Gran Guardia, dove ci ospiteranno, ci saranno loro Romeo e Giulietta peluche che daranno il benvenuto ai amici reali. Beh, ora tante le cose da dire, davvero grazie Maria Sole per essere stata oggi con noi, non so se dimentico qualcosa, così insomma abbiamo detto veramente tante cose, non mi resta che intanto ringraziarti di nuovo per essere qua con noi, però il succo è che l'appuntamento è per questo weekend, ma lascio a te la parola con l'invito agli amici a casa, quindi prego. Vi aspetto allora sabato 21 e domenica 22 al Palazzo della Gran Guardia, come orario è dalle 9.30 alle 18.30 orario continuato. I biglietti li potete trovare su www.igattipiubellidelmondo.it con tutte le informazioni o anche direttamente in loco. Vi aspetto! E allora noi ci saremo e voi ci sarete, perché questa ovviamente è una manifestazione molto bella e importante, poi 45 anni, quindi ancora di più, ancora di più. C'è solo una cosina che volevo aggiungere. Prego! Che siamo quest'anno, qua, per sì, questa occasione, abbiamo dedicato un angolo speciale alla pet therapy. Oh, ci stava sfuggendo, vedi? Beh, sono tante, chiedendo, sono tante cose, sono tante cose, tante cose. Pet therapy, sottolineiamo questa cosa. Sì, perché per noi è importante sia la tutela dell'animale, ma anche non solo il benessere che noi diamo all'animale, ma quello che può tornare a noi, nel senso che il gatto ci può dare tanto. Lo vediamo attraverso la pet therapy, quindi con dell'affetto, volendo bene, prendendoci cura dell'animale, questo torna indietro perché l'animale ci fa stare meglio. Infatti avremo un angolo dedicato dove si può entrare, scaglionati, sia sabato che domenica, e si potrà coccolare il gatto, prenderlo in braccio, ci si può sedere, il gatto si va sulle spalle, si intrufola, è proprio un contatto diretto con l'animale. Questo è dedicato tanto ai bambini come agli adulti. Quindi è per tutti, chiaramente, ricordiamo che è per tutti, con l'ingresso scaglionato, perché è sempre, certo, importante il benessere dell'animale.
e si è dedicato entrambe le giornate. Beh, davvero grazie. Grazie. Non ti ho chiesto quanti gatti hai però a casa. Tanti. Si può dire? No, mi è venuta così, sicuramente ci sono. Sì. Parecchi. Allora, ho 6 adulti e adesso stanno facendo anche una cucciolata, per cui qualche cucciolino a casa. Però sono sincera, ho anche cani, ho anche le tartarughe, ho di tutto, perché l'animale fa parte ormai della mia vita. Grazie, grazie davvero per essere stata con noi, mi raccomando, torna a trovarci, ma sto giro poi questo weekend noi da voi, quindi anche voi a casa. Se vi siete persi la puntata, vi siete collegati soltanto ora, radioadige.tv per rivedervi tutto, ma soprattutto questo weekend sapete dove andare. Grazie mille. Grazie a te. Grazie raga, proseguiamo, continua la mattina, continua la musica, mi raccomando, alzate il volume, ci ascoltiamo Substitute con Purple Disco Machine. Allora 3, 2, 1, musica.